Buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Tifo in Borsa, anche questa sera puntuali alle 21.15 iniziamo la nostra diretta per parlare ovviamente di calcio, campionato, coppe, ovviamente parleremo sia di Champions che di Europa League, lo faremo insieme intanto a Camilla Mencarelli che è qui al mio fianco. Ciao Alessia, buonasera a tutti. Camilla, sei pronta a ricevere le chiamate? Sì, certo, prontissima. Tra l'altro dobbiamo fare proprio un'apertura dei saluti, importanti perché so che ci seguono sempre a un centro commerciale in realtà, poi abbiamo anche delle persone specifiche, ma il centro commerciale è il centro commerciale delle piagge, in particolare il reparto macelleria, e noi dobbiamo salutare Adriano e Giovanni, quindi della Coop. Sì, della Coop, centro commerciale Coop delle piagge. Quindi li salutiamo, ovviamente li invitiamo a seguirci e perché no anche a telefonarci, anzi ricordiamo subito i numeri. Esatto, 055 89 46 444 per telefonarci, quindi potete intervenire in diretta in qualsiasi momento, e invece se ci volete mandare un sms che leggeremo appunto sempre in diretta è 366 4331 000. Quasi tutti e due senza guardare mai. Beh, come sempre questa sera abbiamo rappresentanti di diverse squadre, perché lo sapete al Tifo in Borsa si parla di tutti, di tutte le squadre del campionato di Serie A e non solo, perché in realtà iniziamo con le presentazioni proprio con un tifoso del Palermo, Marcello Vaccaro. Buonasera. Buonasera Marcello, proseguiamo con Luca Balleri. Buonasera. E ci spostiamo su una delle milanesi, quindi Inter. Poi abbiamo un rappresentante per la Fiorentina, Walter Baroncelli. Buonasera amici Viola. E ancora Inter con Giovanni Nardin. Buonasera e un buon campionato a tutti. Stasera vi siete alternati. Infatti, vi siete alternati. Inter, tanto ultimo. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, l'Inter rimane sempre lassù. E... purtroppo. Vabbè, chissà, ancora il campionato è lungo. Diamo il benvenuto anche a Claudio Cencetti. Buonasera. Che ovviamente tifoso viola, anche per chi come la volta scorsa ci ha detto ma non ho capito se Juventus perché vengo con questi dubbi Claudio pure non si sa perché in genere pure tratto la Juventus con rispetto la settimana scorsa quando ho detto il pareggio della Fiorentina ma vede quasi vabbè, cosa ha fatto la Fiorentina noi speravamo io non me lo ricordo cosa ha fatto la Fiorentina cosa ha fatto la Fiorentina io non mi ricordo. Diciamo che sempre quando si perde però ha quando fatto si... un figurone. Allora diciamo che il campionato ha visto la vittoria delle prime sei in classifica e purtroppo ahimè, una sconfitta brutta per la Fiorentina, perché soprattutto per quel che mi riguarda in attesa avrei pensato più a qualche problema con la Roma, invece i problemi sono arrivati proprio aspetta dillo che problema con la Roma, no, perché su quella ci può stare, su questa speravo proprio di no. Bene invece le coppe, soprattutto per quanto riguarda la Roma che con un bel 3-0 si è portata in vetta al proprio girone, e anche per la Juventus che pareggia con il solito Higuain e quindi mettono una grossa ipoteca per il passaggio di turno. Un po' più complicato il discorso del Napoli, che comunque ha dato dimostrazione di essere una squadra solida anche viste le parole di Sarri, e così anche l'Europa League, dove ci sono stati risultati positivi ma insomma non troppo, si sperava forse in qualcosa di più per italiane. Iniziamo subito parlando delle coppe, Marcello, proprio sulla Champions League, risultati altalenanti e qualcuno exploit in positivo forse. Sì, come hai detto bene, la Roma che aveva il girone più difficile perché incontrava sia il Chelsea che l'Atletico Madrid, quindi invece la Roma ha giocato bene, si qualificherà anche da prima squadra, che è un grande risultato. Mentre le più titolate Juve, che fa un pareggio, ma si riprenderà col Benevento ovviamente, e il Napoli, il bel gioco del Napoli in Europa non va bene e probabilmente scivolerà in Europa League trovando una Lazio che a punteggio pieno, l'unica squadra a essere a punteggio pieno, e che sta dimostrando di essere nettamente superiore alle squadre che incontra. Atalanta e Milan fanno un pareggio che le permettono di stare sempre primi nel loro girone. Un minuto, ho fatto veloce Alessia. Sei stato rapidissimo, sintesi precisa, concisa, ma sentiamo anche il parere di Luca. L'Inter non è coinvolta, ma sicuramente tutte le altre sono da commentare. No, l'Inter per fortuna non è coinvolta e a questo punto mi viene il sospetto, se non la certezza, che avevano fatto apposta a perdere, perché dal momento che hanno una rosa piuttosto ristretta con le coppe sarebbero praticamente fuori gioco.
è da vedere se riusciranno a continuare con l'organico ridotto come hanno. Infatti stanno progettando adesso a gennaio di comprare due giocatori che comunque sono sotto revisione economica del consiglio direttivo del Partito Comunista Cinese. Un po' complicato. Torniamo alle coppe. Atalanta sorpresa, Euroleague. La davano per morta e addirittura passa, può passare anche per prima, ma va bene anche per seconda. E il Milan non poteva andare fuori, meno male non ci va, anche se le critiche sul gioco sono evidenti e anche meritate. La Juventus comunque passa, e questa è la cosa fondamentale. Il Napoli non avevo fiducia, per fortuna ci sono le registrazioni, perché a volte si contesta quanto detto, io ci sono le registrazioni, e quindi io ho sempre detto che il Napoli non ci credo, perché non ha una mentalità adatta per giocare a livello internazionale, e rischia anche nel proseguo. Non è ancora morta, però intendiamoci bene, perché può sempre avere la possibilità di passare per seconda. Però ha gestito e condotto malissimo la sua Champions in questo momento. Doveva semplicemente pensare a due partite, e quelle con gli ucraini. Il resto poteva anche lasciarlo perdere. Non ci ha pensato e ora si trova in difficoltà, e riportandosi dietro difetti che già aveva palesato l'anno scorso, tipo la debolezza sulle palle inattive. Il gioco più fisico del calcio internazionale fa sì che sulle palle inattive, nelle mischie calcio aggressivo, bisogna essere molto attenti, cosa che il Napoli non ha. Comunque, il calcio italiano, ribadisco quello che ho detto, è un calcio che è molto valido e lo sta dimostrando per l'ennesima volta, no, finalmente dimostrando. In Euroleague è il nodo principale del calcio italiano, perché nella Champions siamo andati bene, la Juventus è due volte in finale. In Euroleague ci sono delle possibilità che le squadre quest'anno la prendano sul serio, e quindi conseguentemente di andare avanti anche nei turni successivi. Intanto, messaggio di un telespettatore, non ve lo dico più, il Napoli crollerà. Max. Si scrive. Sì, il Napoli, crollerà. Crollerà. Secondo... questo è Juventino, è interista, mi pare, beh, il Napoli deve comunque fare due vittorie per riuscire a passare il turno, perché il 4-2 sicuramente è un risultato pesante, però viene con una squadra come il Manchester City, che forse è quella che gioca il squadra. Potrebbe non bastare, no, anche per due vittorie. No, perché se le deve sicuramente fare, non doveva perdere a Donetsk. Se fa due vittorie lo dipende anche dagli altri, Donetsk, certo. L'ultima ce l'ha col Barcellona, il Barcellona è già qualificato. Non ce l'ha quel Barcellona. No, col Manchester. Ce l'ha col Manchester. Degli altri. Che gli basta un pareggio, e siccome fanno le polpette, come si dice, come allora, contro l'Italia. Ipotizzando una situazione ideale dove tutti si comportano, vedrai, giocando al calcio, il Napoli deve comunque vincere per forza, le due partite. Per quindi forza. È necessario. Quello per forza deve vincere tutte e due. Però tornando un pochino, non sono d'accordo con loro, e questo e Napoli proprio... Non è una novità, vabbè, tanto ne parleremo, no? Il campionato è lungo, abbiamo modo di discutere. Cioè, questo Napoli, la sfortuna del Napoli qual è stata? Di incontrare il Manchester City, che è una delle migliori squadre in questo momento a livello europeo. Avrebbe perso la Juventus, avrebbe perso la Roma, avrebbero perso tutti. Il Napoli ha dimostrato anche l'altra sera di giocare bene, solamente trovando una squadra del genere ha perso, ma ha perso a testa alta. Sì, ma non con lo Shakhtar, però sì, va bene, staremo a vedere. Lo Shakhtar è una squadra che tutti gli anni arriva nei quarti, negli ottavi sempre, pur essendo una squadra ucraina. Comunque, tornando un po' al valore di tutti, la Juventus continua a giocare male però fa i risultati, il Milan sta giocando male però fa i risultati, le squadre che stanno giocando bene sono la Roma, che ha dato spettacolo ai Chelsea, ha vinto 3-0, che davano quasi per spacciata, un Atalanta che sta facendo la sua grande figura nella Champions League, la Lazio, pur giocando con tutte le riserve, è stata una partita un po' scialba, però a lei bastava fare anche il pareggio, invece poi alla fine ha trovato il gol e si è trovato già la qualificazione certa. Che tutto sommato queste squadre a livello europeo stiamo andando bene. Ho detto, le delusioni più che altro è il Milan, anche se passa, sta veramente giocando male, e vedo che proprio Montella sia sul baratro, insomma, se sbaglia un'altra partita penso che c'ha le ore contate. Ecco. Comunque il Napoli, mi dispiace che tutti questi qui sempre a dire male, perché sono tifosi della Juve e dell'Inter, e vogliono che il Napoli crolli.
crollerete voi quest'anno. Solo una considerazione tecnica. Ma cosa considerazione? Una rosa ristretta non può fare due competizioni. Ma questo lo dici tu, che è una discussione. Lo dico io e fatti lo dimostro. Sì, va bene, che per adesso non dimostra niente, perché primo in classifica ha fatto 9 vittorie un pareggio, 8 vittorie un pareggio, sicché non mi sembra che lo stabbia dimostrando, no? Ora, ha incontrato, ripeto, un Manchester City che in questo momento è la miglior squadra che c'è in circolazione. Non lo doveva nemmeno prendere. Insomma, il Napoli ha giocato le sue 4 partite, ha preso 3 punti. Non è il discorso, ci sta benissimo che possa passare appunto il Manchester City. È la squadra più forte, però non devi perdere con lo Shakhtar. Il discorso tutto ma ragazzi, ma in trasferta mi pare che la Juventus ha durato fatica a prendere un punto con lo Sporting Lisbona. Cioè, voglio dire, con una squadra mediocre. Se no ragazzi, quindi che cosa parliamo, di calcio o sempre quello no, che parliamo di bocce, vediamo no, un po' se, allora, se Giovanni, possiamo spostare il Napoli all'estero fa poca strada, punto e basta, punto e basta, e in Italia non vince lo scudetto, lo dico 9 mesi prima, meglio di così. Di squadre con la rosa corta come il Napoli per affrontare due competizioni, io mi trovo di nuovo a ripetermi, purtroppo mi capita sempre quando si arriva a te questo punto, sul fatto che l'Inter quest'anno potrebbe approfittare del fatto che le italiane rimangono impegnate nelle coppe almeno fino a un certo punto di campionato per guadagnare qualche punto e portarsi in prima posizione, chissà che non basta. È quello che attualmente l'Inter sta facendo, perché non avendo competizioni internazionali l'Inter sta facendo questo, signor Spalletti ha tutta la settimana a disposizione per cercare di mettere in campo sempre la migliore formazione. Poi anche l'Inter, voglio dire, non è che insomma, ha tante riserve da poter sostituire partita dopo partita. Comunque, invece, però è impegnata soltanto sul campionato. Sì, appunto, quindi essendo impegnata, come ho già detto, soltanto per il campionato, è molto più avvantaggiata rispetto all'altra che devono fare le 3 competizioni. Per quanto riguarda l'Europa League, secondo te chi è la più accreditata a arrivare nelle fasi finali, se pensi che ce ne sia qualcuno? Ma secondo me vedo molto bene la Lazio, in quanto voglio dire, non lascia niente a nessuno, voglio dire, gioca il campionato e se la gioca in Europa League e se la gioca, quindi la vedo molto motivata. Se poi arriverà, non so, in fondo a fare una finale, questo non lo so, però la vedo molto molto motivata. Questo magari, non so, il Milan non mi sembra questo squadrone appunto da 240 milioni spesi. C'è molte incognite in questa squadra. Ha speso veramente tanto. Per quanto riguarda il Napoli, io penso che passano tutte le squadre in tutte le competizioni. Però se il Napoli non passasse, non è che per il Napoli sarà un dispiacere, perché si potrà dedicare, penso, al campionato. Si concentrerà sul campionato, quindi se la lotteranno davvero, almeno credo, fino alla fine, salvo una Juventus che comunque tornerà sicuramente protagonista anche quest'anno. Però Claudio, appunto, per aspettando quanto, la Juventus. Certamente, infatti. Per quanto riguarda le coppe, abbiamo detto un po' in generale quello che è il quadro. Il Milan lo vedo in coppa giocare male, perché non si può parlare di un Milan spumeggiante sicuramente, però portare a casa comunque dei risultati interessanti. In campionato invece la situazione è molto più critica. Questa è la domanda dell'Alessia. Ce n'hai una anche di un telespettatore che si chiama Mirko, che ti chiede: buonasera, a parte la Serie A anche la Serie B, quali sono i campionati dove si scommette di più? Quindi insomma due domande in una. Parto dalla seconda, se fa se privilegia lo spettatore. Sì. Vabbè, diciamo che tradizionalmente i campionati considerati importanti, 4 campionati importanti a parte l'Italia, sono Spagna, Inghilterra, Francia e Germania. Di gran lunga i due più seguiti sono Spagna e Inghilterra, anche per il discorso televisivo. La Francia è assolutamente trascurata, e anche la Germania è un campionato considerato abbastanza noioso. Nell'uno e nell'altro caso infatti ci sono due squadre che dominano e che quindi rendono anche meno appetibile, insomma, il discorso. Tra Spagna e Inghilterra credo sia l'Inghilterra. Tradizionalmente, storicamente, il campionato è sempre apertissimo. In Spagna spesso è un dualismo Real Madrid e
Barcellona quest'anno un po' meno, e l'Inghilterra invece paradossalmente quest'anno sembra un po' nelle mani delle due squadre di Manchester, sì, che forse, però l'Inghilterra è quello che c'ha più sex appeal. Sì. Ecco, ma anche lo stato principe per quanto riguarda il betting, quindi certo, no, forse... No, su questo non c'è dubbio, parte tutto da lì, non mi parlare, io sono un anglofilo, voglio dire, proprio convinto, appassionatissimo, sì, perché voglio dire, sinceramente bisogna riconoscere che quasi tutto passa da loro, insomma, veramente anche nelle piccole cose, anche quando, per dire una piccola, quando i pareggi cominciarono a rimanere a uno, ma le vittorie a tre punti, ma credo abbiano dato il là un po' a tutto. Per l'altra faccenda, parlavi del Milan, secondo me il Milan, quello che deve soprattutto Montella alle coppe è il fatto che si è salvato finora. Secondo me lui si è salvato perché in generale quando si gioca in maniera serrata il mercoledì, cioè, rimane anche tecnicamente difficile lo spazio per lasciare il campo a un altro allenatore. Ora questo Almiri non ce l'ha più perché ora c'è addirittura l'interruzione, sì, che secondo me Montella rischia tantissimo perché lì ci sono tutte se non batte, anche se pareggia, se non batte il Sassuolo, credo che i 15 giorni successivi siano quelli che serviranno al successore di Montella per mettersi lì e per cercare di organizzare e di rimettere un po' in sesto una stagione nata veramente sì, male. Cencetti, infatti l'impressione è proprio che il Milan stia telefonando un po' a giro, e questa è un'impressione abbastanza netta, ecco, che ce l'ha anche lui. Sì, penso anch'io, infatti è aggressivo meno mai come quelli che veramente sanno di essere ormai all'ultima spiaggia. Comunque lo vedo molto sicuro invece, perché dice parlano tutti del mio funerale, ma sicuro del contratto che ha, vabbè, che comunque i soldi li prende lo stesso. Luca, il fatto che, visto che prima hai detto il calcio italiano comunque all'estero si fa valere, sì, può essere che comunque il Milan, pur giocando non benissimo all'estero, racimoli qualcosa in più, perché effettivamente il livello del calcio italiano è un po' più alto. Allora, il livello del calcio italiano è più alto, ma il Milan ha le motivazioni in questo momento che non ha nessuno. Posso paragonare il caso Milan al caso Manchester United dell'anno scorso, cioè quando l'Euroleague diventa l'ancora di salvezza per riuscire a rientrare in Champions, perché chi vince, ricordo che sono due anni che può accedere alla Champions, è chiaro che t'appigli a quello che ti puoi appigliare, e non è poco, perché sperare di rientrare in zona Champions in campionato dopo queste figure, dopo questi punti persi, è un po' un'utopia. Quindi il Milan dovrà per forza far leva su questa coppa per rientrare economicamente. Io batto sempre sullo stesso chiodo. Il calcio è un'azienda, tu butti via 240, butti via perché è la parola giusta, non l'ho tirata via io, è la parola, 240 milioni, devi rientrare, e per rientrare bisogna rientrare in Champions, non c'è niente da fare. L'Euroleague dà quella possibilità. Ecco, sul termine azienda a Firenze bisogna fare molta attenzione, perché l'azienda intesa come viene intesa dai fratelli della Valle, per alcuni tifosi non è proprio un'azienda, non è proprio conforme a non vogliono sentir dire queste cose, però chi fa i conti per forza deve passare da lì. Certo, se spendi 240 milioni e non vedi i risultati, fai arrabbiare l'azienda, fai arrabbiare i tifosi, fai arrabbiare i cinesi, fai arrabbiare tutti. Questo è normale. Volevo dire, stanno arrivando tantissimi messaggi. Ringraziamo 345 che ci fa diversi complimenti. Max ha specificato che è interista, e Viola dice che se la Roma vince a Firenze, vince lo scudetto. Staremo a vedere, intanto deve vincere a Firenze prima di fare congetture sullo scudetto. Noi diamo la linea per qualche minuto alla pubblicità e torniamo tra pochissimo sempre con il tifo in borsa, tra poco. Di nuovo in diretta con il tifo in borsa, abbiamo aperto parlando delle coppe, un argomento sicuramente interessante per le tante squadre italiane che se la stanno lottando. Sto ridendo perché prima di rientrare in onda avevo appena detto una brutta notizia a Marcello dei 2-2, sì, la stanno commentando del Palermo, e la stanno commentando. Sì, durante la diretta infatti si sta giocando la partita Pescara-Palermo, e proprio in questi minuti, mentre si stava ricominciando la diretta, sì, c'è stato il pareggio, quindi sono 2-2 in questo momento. La prossima interruzione passa il Pescara. Palermo è primo in classifica. Saresti già contento con un pareggio con Pescara? Sì. Può andare bene. Pareggio così. Vittoria x2. Ok, quindi da doppia questa. Una squadra come il Palermo con 24 stranieri sta contento del pareggio. Vabbè, a Pescara si gioca fuori. Ricordati, Zeman è tifoso del Palermo. Avrebbe voluto allenarlo, non l'ha mai allenato, è la Juve. Sono le due squadre che lui, quando gioca contro, ci mette tutto e di più. È così di solito.
Infatti Pescara ha perso male l'altra volta, però col Palermo gioca alla grande. Perché si stava preparando proprio per questo scontro. Sì, sì. Un cuore ferito. Eh sì. Spostiamo adesso l'attenzione invece sul campionato. Abbiamo detto vincono tutte le prime sei di classifica, quindi il Napoli continua a guidare con 2 punti di vantaggio sull'Inter. La situazione è sempre ovviamente apertissima, seguono a 3 punti Juventus e Lazio a quota 28. Una situazione interessante, secondo me un campionato molto aperto quest'anno, l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Per il momento non vedo nessuno a vacillare. Se sul campo europeo qualche dubbio ci può essere per le rose corte, sul campionato invece il discorso è completamente aperto. Luca? E quest'anno il campionato è diverso rispetto agli anni passati, perché c'è una voragine tecnica tra le prime e le ultime, cosa che in Italia non è mai esistito. Cioè si sta assomigliando un po' di più ai campionati esteri, tipo quello spagnolo, perché ci sono squadre neopromosse che non ce la fanno a reggere tecnicamente e ambientalmente, economicamente, e non so dire altro di più, mi sembra aver detto abbastanza, una situazione che le vede troppo distanti da queste mete. E quindi a questo punto contano moltissimo gli scontri diretti. Gli scontri diretti, parlando di scontri diretti, posso dire che le Inter, Milan, Napoli, Roma, importantissimi questi confronti, più c'è qualche squadra di media classifica che, ecco, a quel punto può prendere, può dare degli sgambetti. Però siamo su un lotto ristretto di 10 possibilità, mentre gli anni precedenti potevi giocare con l'ultima e rischiare di fare un pareggio ti faceva perdere 2 punti. Quest'anno è molto molto più difficile. E le rose ristrette, è chiaro che se giochi soltanto il campionato vanno bene, per ristretto intendo almeno 13 giocatori, cosa che il Napoli comincia a essere a rischio anche lì, perché uno gli si è fatto male. Sì, ce n'ha 9 il Napoli, ce n'ha 9 giocatori. 9 no, ma 11 ce l'ha. Ora ce n'ha 10 perché il terzino si è rotto il crociato. È una bella perdita, sì. Il centravanti si è rotto il crociato e insomma incominciano, non sono 9 ma quasi 9, facciamo 9 e mezzo, perché Maggio è un giocatore che una volta aveva delle quotazioni, adesso ne ha molto inferiori. Quindi comunque dicevo, in campionato si può andare avanti con la rosa un po' ristretta arrangiandosi, se devi fare campionato e coppe il problema è enorme. Quindi dipende cosa vuoi puntare, se è costretto a puntare su una cosa o su un'altra, tutto lì. Walter, in relazione anche al commento di Max, siccome abbiamo parlato abbastanza in modo diffuso delle milanesi, ma anche le romane quest'anno stanno facendo molto bene, danno sottovalutare appunto anche la Roma che oltre a ottimi risultati in Coppa, anche in campionato si sta comportando comunque discretamente. È vero secondo te che, come dice Max, se la Roma vincesse a Firenze, visto che si parla proprio con un fiorentino, può vincere anche lo scudetto? Io mi auguro innanzitutto che non vinca, anche perché no, a Firenze non è un campo né fatto, a Firenze né il campionato. Sono partite difficili, ha tutte le caratteristiche per vincere a Firenze. Però è una partita che la Fiorentina se la gioca, perché dopo la figuraccia di domenica, io penso che domenica sia tutti i tifosi, che i giocatori, tutto l'ambiente moltiplicherà le loro forze per cercare di non perdere questa partita, anche perché ci rilancerebbe nel campionato, una sconfitta ricomincerebbero i rosiconi a polemizzare con Corvino, con Della Valle, qui io non ce la faccio più tutti i giorni per strada, tu difendi la Fiorentina, ma questi perché va... Cioè non li sopporto più, che mi auguro la Fiorentina faccia una grande partita e soprattutto una grande vittoria. Però devo dire che la Lazio e la Roma veramente mi stanno meravigliando per quello come si stanno comportando, perché veramente la Roma, lo disse all'inizio, non pensavo che arrivasse a questo punto qui, e sì che mi devo ricredere. E la Lazio è una squadra che in questo momento è in auge, gli va tutto bene, gioca bene, gioca spensierata, non ha nessun problema di fare risultati e gioca con la tranquillità, e questo la porta a avere questi grandi risultati che c'ha, cosa invece altre squadre giocano nervose, tipo la Juventus, c'è queste polemiche, anche Dybala l'altro giorno è stato uscito, ha quasi polemizzato,
insomma, tutte queste cose chiaramente non porta quella serenità che queste squadre potrebbero rendere molto di più. Marcello, per quanto riguarda appunto la Lazio, potrebbe essere una situazione similare, io parlo io a memoria della Fiorentina, che non più tardi di un annetto fa è arrivata alla chiusura del, anzi due annetti fa, è arrivata alla chiusura del campionato d'inverno praticamente in testa e aveva una situazione di forma strepitosa e poi è crollata per colpa di una preparazione probabilmente che aveva anticipato i tempi. Potrebbe essere anche la Lazio in questa situazione? No, ma la Lazio non è, l'anno scorso non è crollata, cioè la Lazio è un po' di anni che va sempre bene, cioè, è l'unica squadra a diventare la bestia nera della Juve perché gli toglie qualche coppa, non è la prima volta, e quindi la Lazio, mi dispiace, secondo me è un tantino meglio della Fiorentina, anche perché la Fiorentina si è levati i giocatori, alcuni buoni, non si può dire quelli nuovi sono, ma prima che diventano buoni come quelli che si è levato ci vuole tempo, quindi la Lazio è un gradino avanti. E come diceva l'amico Luca, c'è una differenza, non come il Barcellona, la Spagna, mancano le subito quelle a ridosso delle prime, non c'entra, non bisogna guardare il Benevento oppure il Crotone, cioè quella a ridosso delle prime, la seconda la stessa sarebbe. Fiorentina, Sampdoria, sono inferiori ma nettamente a quelle altre prime. Io, come ho sempre detto, per me lo scudetto lo vince di nuovo la Juve, ma non perché, anzi dopo sei scudetti di fila era meglio cambiare, no? Lo dicevo anch'io, certo. Però c'ha doppia squadra la Juve, che quello che dice Allegri, la colpa è di Dybala, esce sempre, la Juve ha due squadre, due, la prima e la seconda, e quindi gioca, come si dice, a palla, a pallone, come perché l'Inter ce l'ha contatissimo. Posso ferire anche a situazione. Il Napoli, se si fa male uno è già in difficoltà, si è già fatto male uno importante. Quindi per me alla fine vincerà la Juve, ma non perché c'è la Juve, perché c'ha doppi giocatori, e sei anni che ce l'ha doppi di tutte le avversarie che ci sono in Italia. Il Milan, abbiamo visto, non è il Milan, l'Inter sta facendo il massimo, però arriverà, credo, secondo se va bene, o terzo. E poi c'è la Lazio e la Roma, non le vedo vincenti di scudetto, ma lotteranno indubbiamente con le primissime, con lo stesso Napoli e lo stesso Inter. Messaggio di un telespettatore: ma della Fiorentina se ne parla? Della Roma, del Lazio e del Milan non se ne può più. Se non ci fosse Fiorentino sicuramente, anzi approfittiamo proprio per dare la parola a Claudio, tifoso Viola. Effettivamente pensi che la Fiorentina non possa competere con la prima fascia ed è un po' inferiore rispetto a quelle che erano le seconde fasce di qualche tempo fa? Ma va benissimo, cioè io l'ho detto anche all'inizio, quando è iniziata la trasmissione, ma va benissimo così, nel senso che la Fiorentina insegue questo settimo posto che secondo me è il nostro scudetto, è certamente alla portata, insomma non chiede di più, non è che si possa fare voli pindarici. Per me è benissimo questo, secondo me tra le altre cose anche l'ambiente pian piano si sta riconciliando, nonostante certe disavventure, la sconfitta ad esempio di domenica dopo tre vittorie consecutive. L'altro giorno allo stadio a seguire semplicemente gli allenamenti avevano aperto le porte, c'erano svariate centinaia di persone, quindi voglio dire, secondo me va benissimo, cioè è la dimensione giusta, e si arriva a settima è un trionfo, è assolutamente un trionfo, si arriva a ottava è un buon campionato, si arriva nella parte destra della classifica certamente no, però voglio dire, guardiamo quello che c'è, e secondo me riconciliamoci anche con questa squadra, quelli avanti volano veramente, insomma è vero, vincono con tutte, solo quando si incrociano qualcuno di loro perde, c'è poco da fare, è così, c'è un abisso, ma a Firenze va bene determinati risultati, anche ora, ad esempio domenica è una partita proibitiva, c'è la Roma che sta volando, credo che abbia preso zero gol nelle ultime quattro partite, è proprio una squadra fare. Avete un modo di allenatore, ne sa qualcosa anche lì. L'allenatore è questo, ma la Fiorentina c'era scritto all'inizio stagione, un parco di ingaggi che è un ottavo della Juve, ora voglio dire, un senso avrà
avrà questo fatto. Dobbiamo essere coscienti di questo e conseguentemente avere tanto no rispetto alla Juve è uno contro otto il rapporto dei, quindi è ovvio che non ci si può avere con la Juve. Vabbè, gli altri, ma io parlo in generale, sì, vabbè, sembra che siete comunque lascia fare, se la Fiorentina arriva settimo offro da bene la scena a tutti, va bene, noi siamo l'ottavo. Ma mi sembra strano, allora mi informo. Informati Giovanni, ma davvero l'Inter si trova in difficoltà solo con le big, cioè con Roma, Lazio, Juve e Milan? Come perché, difficoltà? Perché? No, perché tutti stanno dicendo quando si scontrano tra loro possono incorrere in qualche stop l'una con l'altra. Però Luca prima ha detto qualcuna delle squadre di media classifica può comunque fare uno sgambetto, perché mi ricordo che qualche settimana fa, quando c'è stata comunque la partita con il Benevento, che l'Inter ha comunque portato a casa con un risultato positivo, è stata un po' sofferta, quindi ci potrebbe stare anche qualche inciampo di... Sofferenza sì, però voglio dire, perché bisogna inciampare per forza? Non ho capito, ma ce l'hai con me? Ce l'hai. No, ti punzecchio perché ti vedo bello carico su... Io sono molto carico, però voglio dire... Si spera che non succeda. Giovanni deve dire questo... Giovanni, per chi firmeresti come l'anno scorso firmavi per arrivare terzo? Io l'ho detto all'inizio. Quest'anno qual è la tua firma? Il terzo dove posto. La metti? Il terzo posto, anche quest'anno. Il terzo. Dice perché sei modesto? No. Sì. Napoli, sono realista. Sono realista. Ricordate, Napoli, Inter. Io credo che l'Inter abbia la rosa più forte per portare a casa il campionato. Ora, l'importante è arrivare per le feste di Natale dove siamo adesso. Poi ci penserà zio Zhang a sistemare le cose con un Giovanni, paio di acquisti. Ha già detto che soldi non possono tira spendere. Fuori. Come tira fuori i giocatori, però tanto li abbiamo noi laggiù in Cina, sì, camuffati da interisti. Se vende la nocchia forse... Vendere Ranocchia è un'impresa che hanno già provato a effettuarla con scarsi risultati. C'è un messaggio per Walter. Dice: ti intendi più di cravatte che di prosecchi. Un saluto dai tuoi avventori, hai capito? Un saluto diretto. Gli ho dato un prosecco cattivo stasera. Bene, proseguiamo ovviamente parlando sempre di campionato, perché si può dare intanto uno sguardo a quello che sarà il prossimo turno, dove ci saranno partite interessanti. Intanto ovviamente la già ricordata Fiorentina-Roma, che è una partita importante soprattutto per la Roma, perché è lassù che se la sta lottando, e poi abbiamo una partita, secondo me, ora, non me ne volevo Giovanni, però insidiosa per l'Inter, che è Inter-Torino. Luca, do la parola a Luca. Così. No, sono tutti insidiosi. No, però tutte. Questa la vedo. Anche con il Benevento, l'hai detto prima. Sì, ma quando sei in cima alla classifica... Torino non è il Benevento, eh. Quando sei in cima sono tutte insidiose, perché come fai un pareggio perdi due punti per strada nei confronti degli altri. Poi il Torino, io mi ripeto, è una delle società che è riuscita a esprimere meno il proprio potenziale. Quindi che non abbia proprio a esprimerlo domenica, speriamo di no. Ecco. Poi l'Inter è in un momento positivo, finché l'organico li dura tutto integro, perché ripeto abbiamo pochi giocatori, almeno altri due ci vogliono, pur giocando una competizione sola, però l'organico finora è integro e quindi si spera di vincere domenica, perché i presupposti ci sono, la squadra sta girando bene. Ci sarà il Pienone, ma Alessia, tu non hai detto che anche il Napoli ce l'ha difficile. Beh, allora, la Juve sì, ora, no, perché la Juve lo chiama. Ora ci arriviamo, abbiamo. Ma Napoli a Chievo. Chievo-Napoli, che è comunque... Perché Verona, sì, con Napoli è sempre stato, ricordiamo i primi vecchi, insomma, rancori che c'erano quando Verona vinceva lo scudetto e lottava col Napoli. Sulla ora, carta... il Chievo non è in Verona, però a Verona è sempre stato brutto per il Napoli. Sulla carta il turno sembrerebbe estremamente favorevole per la Juventus, sì, perché anche Lazio-Udinese credo sia una partita dove tutte e due possono dire la loro. In particolare l'Udinese viene da una vittoria comunque abbastanza convincente secondo il mio parere, e può dare del filo da torcere alla Lazio, che comunque finora ha dimostrato un gran bel gioco, una serie di risultati. Ma Lazio e Inter, se non vincono queste partite in casa, dove hanno il Pienone,
Allora che lotta lo scudetto l'Inter se perde col Torino? Ma ti rendi allora conto, domenica 70.000 persone per andare a vedere Inter-Torino, Inter-Real Madrid. A mezzogiorno e mezzo. A mezzogiorno e mezzo, mentre uno è davanti a un bel piatto di spaghetti alla matriciana, di bucatini alla matriciana e una bella bisteccona. Milano, ma insomma va bene. Dunque io vedo che veramente date tutto per scontato, bravi, veramente che bravi. Cosa? No, date tutto per scontato. Ma vuoi essere ottimista solo te? Ma io non è questione, ma te una partita Inter-Torino è bella e sicura che vinca l'Inter, quell'altra vince. Ma scusa, ma te sei ottimista con la Fiorentina? In quelle condizioni non posso essere ottimista io che sono secondo in classifica. Ma noi lottiamo per l'ottavo posto, il settimo. Che te devo dire allora? Che si perde. Il Barcellona questa settimana ha fatto 0-0, il Real Madrid ha perso. E che c'è? Ma noi non siamo il Barcellona, non siamo il Real Madrid. Il Real Madrid è sesto in classifica. Voi date tutto per scontato, dai. Devo dire che questa cosa si riflette molto anche su quelli che sono i pronostici dei nostri filionisti, perché si vede chi è più aperto a risultati imprevisti e chi invece si mantiene un po' più cautelato. E chi gioca difesa e contropiede. Sì, esattamente. L'Italia ha vinto 4 mondiali giocando in difesa e contropiede. Quindi ci può stare che la coppa a cui aspirano Alessia, non tutte le squadre possono vincere sé. Esatto. Ma se un Inter si vuole che lotti lo scudetto e perda dei punti con un Torino che non ha mai vinto fuori casa, cioè questo ha ora preso comincio più a aver paura io però perché ora... ci sta la palla è rotonda, magari l'Inter, il Torino vince 3-0, però a Baroncelli direi questo, io non dico che le partite sono scontate, però ricordati, se l'Inter lotta lo scudetto non è come la Fiorentina, tu dici di arrivare ottava, è un'altra cosa. Tu, l'Inter vuole vincere lo scudetto e tutti, se non perde, l'ha detto Spalletti, se non si vincono queste partite non siamo da scudetto, l'ha detto lui a chiare. Io volevo anche chiedere a Claudio se sono cambiate le quote per quanto riguarda lo scudetto. Si sono avvicinate Napoli e Juventus, sono quasi sullo stesso piano, 2,05 mi pare il Napoli e 2,15 la Juve. Rimane fermo il 9 dell'Inter? No, era 12 veramente. No, vabbè, l'ultima volta era era 9 prima di quell'ultimo turno e a 9 ancora. E vediamo la prossima. E poi dopo a quote superiori ovviamente. La Roma ha guadagnato qualche punto, è a 12, 13, e la Lazio 25, 30, ma insomma diciamo che... La Fiorentina te l'ho detto l'altra volta, parliamo dei risultati, dei possibili traguardi. Parliamo anche della Fiorentina. No. Parliamo del 3,5-4 con cui si può e con cui si arriva in Europa League. È il nostro scudetto. Mi devo fermare perché abbiamo un piccolo spazio pubblicitario, ancora qualche minuto di pausa e poi torniamo con i nostri pronostici, la rubrica Copia e Vinci. Di nuovo in diretta, il momento della nostra rubrica, e partiamo ovviamente con la nostra sigla, la sigla di Copia e Vinci. Di qua è grande. Prima di iniziare con i pronostici vogliamo leggere il messaggio che è arrivato. Allora, messaggio da Tiso, dice: ciao gente, sono un anti-juventino e vi ho la vita, per me è Napoli ok, comincia a perdere pezzi, scelgo in caso contrario l'Inter perché non fa coppe, però Spalletti lui non lo vede vincente, insomma faccio un po' il riassunto, saluto Walter, Nardin, Cencetti e tutto il resto del gruppo. Bene, Tiso. Noi vi salutiamo Tiso e iniziamo subito. Grazie, vedendo Tiso. La classifica fino a questo momento del nostro campionato interno. In questo momento abbiamo in testa Luca Balleri a 22,62, segue Marcello Vaccaro che ha scavalcato Nardin e si è portato a quota 19,22, poi abbiamo Nardin a 18,45, Giovanni si è subito risentito quando ha detto che è stato scavalcato. Colpa tua! Mia, no! Claudio si è già lei! E Walter Baroncelli hanno fatto un bel punteggio a questo turno, intorno ai 5 punti, addirittura Walter 5,70, recuperando molto terreno. Claudio a quota 10,02 e Walter poco sotto 8. Zitto, sta arrivando. Vediamo i pronostici, iniziamo con quelli di Marcello Vaccaro. Ecco che arrivano in onda.
La Juve non l'ho messa. Ecco qua. Allora abbiamo un Bologna-Crotone, risultato 1, una quota di 1,75, tutte quote intorno all'1,50, 1,70 per Marcello. Molta cautela. Inter-Torino, vincente l'Inter. Empoli-Spezia, vittoria dell'Empoli. Poi il risultato esatto, un secco 4-0 per la Juventus. Quindi questi... Se dovesse indovinare, Marcello porterebbe a casa 3 punti, che questa settimana qualcuno si è aggiudicato, ovvero il nostro Claudio Cencetti. Fra poco ci arriviamo. Proseguiamo. Il grande Claudio Cencetti. Davvero. È il primo, sì. Forse pur essendo penultimo, ma sul risultato ha avuto un'ottima intuizione. Per Luca Balleri, Inter-Torino, vittoria dell'Inter anche per lui, Juventus-Benevento, vittoria della Juventus, Lazio-Udinese, anche qui 1-1, quindi anche lui... Ma gioca in difesa del brutto questo. Sono un conservatore, sempre stato. Beh, gioca in difesa proprio del brutto, calcio all'italiana. Non ha rischiato comunque stavolta. C'ha il braccino, specie della Valle, il braccino corto. Ho sempre giocato a tutti i giochi così. Il risultato esatto per Luca è un 2-1 di Bologna. Crotone. Prosegue, quindi il Crotone proprio perde con tutti, proprio con la Fiorentina. Vediamo quelli di Walter Baroncelli, se questa settimana riesce a recuperare terreno. Sicuramente se dovesse azzeccare qualche pronostico lo farà, perché le quote sono molto alte. Genoa-Sampdoria, vittoria del Genoa. Sassuolo-Milan, vittoria del Sassuolo, e questa secondo me può essere molto interessante. Inter-Torino, prevedo un bel zero per vittoria del Torino, una quota di 6,50 che lo farebbe balzare sicuramente. Glielo fa anche un po' apposta agli interisti. E poi guarda, c'è anche... La vedo proprio, non è la che vedi, la vedo. È quella sicuro. Del Benevento era sforzata, ma quella del Torino io la vedo, perché il Torino ha i giocatori per poter far male all'Inter. Guarda, vedo anche Luca che annuisce. Anche tre. Tutti hanno giocatori per farci male. Sì, va bene. Anche il Benevento. Il pronostico però interessante anche sul risultato esatto, perché Fiorentina-Roma un 3-1. Questa sarebbe bella, 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 sì, sarebbe. Fiorentina-Roma, qualsiasi sia il risultato, sarà una grande partita. Ci saranno molti gol, io spero il 3-1 della Fiorentina. Ce lo auguriamo anche noi, indubbiamente. Pronostico di Giovanni Nardin, ecco che arriva in sovrimpressione. Bologna-Crotone, vittoria del Bologna. Fiorentina-Roma, qui invece anche Giovanni, vittoria della Roma. Ci sono gesti scaramantici in studio. Poi Inter-Torino, vittoria dell'Inter. Si è sbilanciato questa volta, anche sì, Giovanni. Sì. E poi un Cagliari-Verona che secondo Giovanni finisce sull'1-1, quindi un pareggio. Pareggio con poche reti, ultimo pronostico. Ultimo, ma non ultimo. Quello di Claudio Cencetti. Vediamo, allora intanto io partirei dal risultato esatto, che gioca il derby della Lanterna, che finirà secondo lui sull'1-1, anche qui un pareggio con poche reti. E invece per quanto riguarda gli altri risultati, Inter-Torino, vittoria del Torino, quindi i fiorentini sono proprio messi d'accordo. Cagliari-Verona, vittoria del Verona. Sassuolo-Milan, vittoria del Sassuolo. Sono praticamente in linea con Walter. Io e Walter credo si sta progettando, ci sono tali intese, dall'anno prossimo si potrebbe anche convivere. Si pensa nella stessa maniera quasi tutti. Il Sassuolo lo vedete davvero... Hanno già affittato un piede a terra a Firenze. È che il Milan è in una situazione proprio disastrosa. C'è uno spogliatoio spaccato, e i giocatori non sono contenti di come ha gestito la squadra Montella. E penso che sia una partita molto difficile e determinante per lui. Ecco, quindi potrebbe anche essere la volta buona che proprio lo mandano via direttamente dall'interno. È la partita della verità. Se lo vogliono far fuori hanno l'occasione. Hanno la possibilità. Marcello sempre 2-2 al Palermo, Sì. Ecco, l'ottantesimo, quindi dai. Per finire. Alessia, sì? Si dice se va via Montella, il Milan prende Gattuso. Voglio dire, è come dire, è una delle tante cose. È Sosa, viene dato l'80%, lo so, Sosa. Ma per questo mi aspetta Sosa vuole di Mazzarri, più. Mazzarri, Sosa, Gattuso, anche Mazzarri potrebbe tornare in gioco, secondo me ha ragione Luca. Ne parleremo la prossima settimana sicuramente. Mio pronostico, anch'io vado su Sassuolo Milan, metto però un pareggio. Io vado su Fiorentina Roma, metto 1. Ecco, perfetto, rischiamo. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Camilla Mencarelli per essere stata con noi. Ciao Alessia, grazie a te. Ringraziamo tutti i telespettatori, gli opinionisti qui in studio: Marcello Vaccaro, Luca Balleri, Walter Baroncelli, Giovanni Nardini e Claudio Cencetti, che continuano a discutere ancora dei risultati.
E noi vi diamo appuntamento come sempre la prossima settimana, il venerdì alle 21.15 oppure la domenica mattina intorno alle 6. Per questo è tutto, noi vi diamo un buon proseguimento di serata, buonanotte a tutti.